Questo discorso vale in generale perché non è legato a uno specifico linguaggio di programmazione. Tutti i linguaggi di programmazione hanno queste strutture di controllo del flusso, due le abbiamo già viste, la sequenza, la selezione e poi la terza, l'iterazione, i cicli. Ci sono diversi tipi di cicli. I principali sono questi: precondizionale, postcondizionale. Un esempio di precondizionale l'abbiamo visto l'ultima lezione che abbiamo fatto. Come sono fatti questi cicli? Vediamo una porzione di diagramma di flusso. Allora, nel postcondizionale abbiamo una condizione che, fin tanto che è verificata, consente di andare ad eseguire una serie di istruzioni che io qui ho chiamato istruzioni del ciclo. Ce ne può essere una, ce ne possono essere tantissime, dipende, no? Quindi a seconda del problema. Quando questa condizione diventa falsa, si esce dal ciclo e si continua a fare altro, oppure si termina proprio completamente l'algoritmo. Con questa tipologia di ciclo, noi potremmo anche non entrare mai all'interno. Se la condizione è subito falsa, queste istruzioni non verranno mai eseguite. L'altro tipo di ciclo è quello post-condizionale, dove la condizione non è messa in testa all'inizio, ma è messa al fondo. Quindi ci sono prima tutta una serie di istruzioni che vengono eseguite e poi c'è una condizione. Fin tanto che la condizione si mantiene vera, si torna a eseguire nuovamente queste istruzioni. Quando la condizione diventa falsa, questa è la condizione di terminazione del ciclo, si esce. Quindi dal punto di vista concettuale non sono complicati, no? È abbastanza semplice capire che cosa sono questi cicli. C'è poi un caso particolare che vedremo più avanti, di ciclo con condizioni in testa precondizionale, che si chiama ciclo con contatore, perché la condizione è tale per cui si eseguono le istruzioni del ciclo un certo numero di volte. Che ne so, esegui questa operazione 10 volte. Non è detto che la condizione sia sempre una condizione che va a testare il numero di volte che si è eseguito un ciclo. Può essere una condizione anche diversa, ok? Quindi quando la condizione testa il numero di volte che si è eseguito il ciclo, allora si parla di ciclo con contatore, perché c'è un contatore che a ogni iterazione si incrementa di 1. Quindi queste sono le due principali strutture di controllo del ciclo. Poi ecco, faremo anche queste cose nella prossima lezione. In Java la codifica di questi diagrammi di flusso, di queste porzioni di diagrammi di flusso, avviene con delle istruzioni che sono, nel primo caso, il while, che ha questa sintassi. While, tra parentesi, la condizione, quindi simile all'if, noi conosciamo if condizione, qua c'è while condizione. E poi, tra le parentesi graffe, le istruzioni su cui fare l'iterazione, su cui ciclare. E quando la condizione diventa falsa, esce dal ciclo, quindi si va dopo questa parentesi graffa chiusa. Invece l'altro ciclo, quello con condizione in coda, postcondizionale, si chiama do while. Inizia con la parola chiave do, parentesi graffa aperta, le istruzioni del ciclo. Al termine delle istruzioni la parentesi graffa chiusa e poi la condizione while, condizione tra parentesi e punto e virgola, perché termina proprio il ciclo. Quindi queste sono le cose su cui ci dovremo concentrare la prossima volta e io concludo lasciandovi un esercizio semplice. Anzi, qua ho dei problemi proposti. No, vediamo una cosa più semplice. Quindi non so neanche a scriverla, ve la lancio così. Determinare la media di n numeri dati in input. Come fareste? Non di due numeri, non di tre numeri, di n numeri dati in input. Provate a pensare a quale potrebbe essere l'algoritmo.